Finalmente la ripartenza è alle porte, da sabato 12 riaprirà il nostro impianto natatorio estivo. E, dopo una lunga chiusura, visto che lo scorso anno, da ottobre la nostra attività è stata interrotta per ovvi motivi causati dal Covid, partiremo H24, nel senso dalla mattina alle 9 alla sera alle 7, non stop, tutti i giorni, 7 giorni su 7. Faremo corsi di nuoto, corsi di acqua gym, nuoto libero, abbiamo dedicato delle zone solo e soltanto per il relax, per chi vuole prendere semplicemente il sole. Siamo predisposti ad accettare famiglie, a coinvolgerli nelle attività che svolgeremo durante tutta la stagione estiva. Abbiamo creato diversi corsi di nuoto rivolti sia ai bambini piccoli dai 5 anni che ai adulti. Svolgeremo lezioni di acqua gym in più fasce orarie, sia la mattina, pausa pranzo, pomeriggio. E poi, come questo è il secondo anno in cui svolgeremo comunque il nostro campus estivo rivolto ai bambini dai 4 anni ai 12-13 anni, quindi parlando anche di ragazzini, sarà un'attività completamente all'aperto. Ovviamente sfrutteremo tutto il nostro parco fluviale, il verde, la piscina, le attività saranno tantissime in continuo cambiamento. I gruppi saranno suddivisi in isole per fasce di età. Si tratta di un evento molto importante, la piscina, ma lo sport in generale, soprattutto in città, hanno una funzione fondamentale, soprattutto dopo questo periodo, lungo periodo, doppio periodo di lockdown, dove tutti, soprattutto i più piccoli, soprattutto i ragazzi e gli adolescenti, hanno subito nuovamente quelli che sono gli effetti delle restrizioni dettate dal Covid. Quindi avere, soprattutto in città, soprattutto in un'area così sportiva, complessivamente sportiva, che si affaccia anche sul parco pluviale, una piscina che dia la possibilità comunque durante le giornate estive, dove anche diciamo che il Covid ha portato un attimino a rivedere anche la presenza in città durante il periodo estivo, è sicuramente un valore aggiunto da tenere in considerazione e su cui puntare per la riqualificazione, la rivitalizzazione dell'area, ma soprattutto anche per il bene della socialità dei ragazzi e dei più giovani.